corso di pubblicazione la sentenza, direi per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro questa decisione che è stata presa a maggioranza, una maggioranza 3-2. Il mio voto contrario è ovviamente in una dichiarazione ufficiale che è parte del dispositivo della sentenza, che dichiara l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Leggerete le ragioni. Quindi il campionato a 19? Il campionato continua a 19 così com'è, perché i ricorsi delle 6 squadre che discutevano quale tra di loro dovesse essere ripescato diventa ovviamente improcedibile, perché se il ricorso principale decide che è inammissibile e quindi rimane a 19, è inutile discutere chi tra le 6 debba essere portato. Quindi, come ripeto, per la prima volta nella mia carriera presidente, da presidente ho votato contro. Come mai questa divisione proprio? Leggerete le motivazioni, semplicemente perché io non condivido la pronuncia di inammissibilità. Lei presidente? E quindi ho il dovere di dirlo e di dirlo. Ci sono state molte pressioni? Su di me nessuna pressione, io credo che il collegio di garanzia abbia ragionato su ipotesi molto diverse al suo interno e queste ipotesi molto diverse hanno portato a una divergenza che nella storia del Consiglio di Garanzia, del Collegio di Garanzia, non c'era mai stata. Lei presidente optava per un campionato a 22 squadre o a 24? A 22. La mia tesi era un campionato a 22 con l'accoglimento dei ricorsi. Poi adesso non vi posso dire chi tra le 6 avrei ritenuto di scegliere o non scegliere, ma insomma la prima cosa era lo sbarramento. Il collegio ha ritenuto di confermare a 19 con una pronuncia di inammissibilità che voi troverete scritta nel dispositivo che esce tra qualche secondo, in cui si dice che sostanzialmente quei ricorsi dovevano essere proposti davanti alla giustizia endofederale, quindi inammissibile per avere sbagliato il giudice a cui andare. Quindi adesso coloro che saranno interessati potranno, se lo vorranno, ripartire davanti al Tribunale di primo grado della FIGC e proporre le stesse contestazioni. E il suo comunicato 54 quindi sarebbe rimasto in vigore? E il mio comunicato sarebbe rimasto in vigore.